grazie per la presenza, anche se ci aspettavamo una maggiore attenzione da parte della stampa nazionale, perché comprendiamo bene che l'ultima volta, quando abbiamo presentato il progetto, eravamo sicuramente una novità, il 4 di agosto, ricordo. Però anche allora dissimo che sicuramente avremmo rappresentato il nostro territorio con dei parlamentari. E vedete, la nostra convinzione e determinazione deriva dal buon governo del territorio. Noi avevamo una certezza che il buon governo del territorio intorno a Catena di Luca sicuramente avrebbe realizzato un consenso tale da rappresentare quel buon governo nel Parlamento. Con tanta soddisfazione diciamo che ci siamo riusciti, ma diciamo anche che è soltanto l'inizio, perché vedete, i partiti tradizionali nazionali ormai sono succubi della grande finanza, dei grandi potentati, e quindi non guardano più al territorio, non rispondono più al territorio e quindi al buon governo del territorio, ma rispondono alle logiche della finanza internazionale. E poi consentitemi un'altra considerazione: la debolezza di questi leader dei partiti nazionali. Se mettiamo la debolezza dei partiti e dei loro leader, la debolezza della crisi che abbiamo da affrontare, capite bene che è buon gioco per la finanza intervenire e quindi sottomettere ancora di più quella che è un po' in questo momento l'espressione politica ordinaria del nostro paese. Noi non ci stiamo, noi non abbiamo contatti con la grande finanza, non abbiamo contatti con i grandi potentati, anzi li rifiutiamo. Noi crediamo a una politica di servizio, a una politica che risponda al territorio e che parte dal territorio. Noi siamo convinti che il buon governo, quello dei sindaci, che spesso sono in trincea e sono abbandonati a se stessi, noi guardiamo a tutte quelle persone che vogliono far anche riacquistare il piacere di fare politica ai nostri giovani. Il progetto è proiettato sicuramente verso di loro e sicuramente noi faremo in modo che questo diventi un progetto strutturato su tutto il territorio nazionale, e non abbiamo complessi di inferiorità con alcuno, proprio per la debolezza che riconosciamo dei partiti nazionali e tradizionali. Vi ringrazio ancora per la presenza, anche se sono un po' deluso, perché ripeto, mi aspettavo una presenza maggiore. I media, anche loro, a mio avviso, dovrebbero insomma, ecco, un attimino essere più attenti ai fenomeni del territorio e non essere soffocati e condizionati anche loro dalla grande finanza e dai grandi potentati. Grazie. Grazie all'onorevole Lo Monte per il suo intervento, per aver introdotto questa conferenza stampa che stamattina ci vede qui per un grande risultato che ha visto Sud e Chiama Nord protagonista della scena politica in queste ultime elezioni. Voglio subito dare la parola al presidente del movimento Sud e Chiama Nord, Ismaele Lavardera, per un intervento per introdurre anche i lavori poi per evidenziare e sottolineare ancora il risultato raggiunto. Grazie Valeria, grazie ai colleghi della stampa. Come non pienamente condividere l'intervento dell'onorevole Lo Monte
mi spoglio un attimo da presidente di Subchiama Nord e torno a fare il mio vecchio mestiere, quello di giornalista. Se dovessi analizzare il quadro della situazione politica e quello che è accaduto, tecnicamente in una riunione di qualsiasi giornale parlerei del caso Subchiama Nord, il caso, cioè manderei qualcuno, un corrispondente, qualcuno a parlare, cioè ragazzi, ma che sta succedendo in Sicilia? Cosa è successo? Cioè è successo che un partito non in coalizione, appena costituito, un partito da solo, è riuscito a eleggere indipendentemente un senatore, una senatrice, in questo caso la validissima avvocato Daphne Musolino e l'onorevole Francesco Gallo. Ma che è successo? Chi sono questi? Quantomeno facciamo un approfondimento. Che cosa è accaduto? Ecco, non capisco come mai nei salotti televisivi che in queste ore stanno facendo ovviamente ingresso nelle nostre televisioni, tutte le sere giustamente si parla della formazione del governo, di quello che succederà, di quali sono ovviamente di cose oggettivamente più importanti di noi, perché chiaramente non vogliamo minimamente pensare di, però nell'approfondimento, nel dibattito pubblico, nel dibattito mediatico, noi chiediamo rispetto ed è giusto che sia così. Chiediamo quantomeno un'attenzione che sia concreta, perché capisco, come diceva l'onorevole Lomonte, quando abbiamo preso questa conferenza, abbiamo preso quest'aula per la conferenza stampa qualche mese fa, qualcuno quasi sorrideva, diceva: ma questi qua veramente fanno, cioè vogliono andare da soli, pensare di poter fare qualche cosa, vedremo che faranno. Ma adesso è storia, adesso è storia. Noi avremo qui, in questo Parlamento, due figure di spicco che poi rappresentano il territorio. Ecco, questo vorrei anche sottolinearlo. Daphne Musolino non è stata catapultata come qualcuno a Marsala per essere eletta perché è compagna di Berlusconi. No, Daphne Musolino rappresenta il territorio, ha rappresentato il buon governo del nostro leader Cateno De Luca. Francesco Gallo, l'emblema, cioè vice sindaco di Messina, cioè noi abbiamo scelto gente che c'è nel territorio, esiste, rappresenta qualcosa. Non è stata semplicemente catapultata perché doveva qualche favore a qualcuno. Ecco, questo è un altro caso, questa è un'altra notizia. E poi il nostro progetto in Sicilia, che oggettivamente è un progetto che ha già 8 deputati al Parlamento siciliano e che sicuramente sarà in linea col progetto nazionale. Poi questo chiaramente lo dirà bene il nostro leader Cateno De Luca. Cioè questa è la sintesi di quello che è accaduto. E se ci permettete con un pizzico d'orgoglio, abbiamo fatto un pezzettino di storia che rivendichiamo con orgoglio. E quindi io credo e sono sicuro, e concludo, che Francesco Gallo e Daphne Musolino ci renderanno orgogliosi di difendere i diritti dei siciliani qui a Roma, dove a volte purtroppo gli interessi del mezzogiorno del nostro paese non sono stati tutelati. E che l'agenda politica di questa prossima legislatura e del prossimo governo sicuramente saranno attenti. Dice: ma che devono fare? Sono due. Non è così. Saranno in 100, perché conosco la battaglia, conosco come dire, la loro voglia, conosco il nostro leader Cateno De Luca, che sicuramente seguirà da vicino i lavori. Difenderemo la Sicilia e non solo, e ci faremo valere, perché questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro target, questi siamo noi, liberi. Caro Piazza Pulita, vari talk show, mi chiamo uno per uno, Corrado, invitaci, noi siamo qua, parla di noi, ma perché è giusto che ci si possa dare spazio, noi veniamo, se ci invitate noi veniamo, grazie. Grazie Ismaella Vardera, Subchiama Nord parte da qui con questo grande risultato per gettare le basi e costruire attraverso la presenza di dell'onorevole Francesco Gallo e di Daphne Musolino al Senato un nuovo percorso, una nuova rete sul territorio per far crescere Subchiama Nord. E passo subito la parola alla senatrice Daphne Musolino. Sì, grazie. Buongiorno, benvenuti a tutti. Un vecchio adagio recita, noto negli ambienti politici, negli ambienti del governo, recita che governare fa perdere il consenso. Nel momento in cui governa inizia un grande feedback, un grande patrimonio di consenso e man mano lo va erodendo negli anni del suo governo. Noi siamo l'eccezione alla regola, abbiamo rappresentato l'eccezione alla regola, l'abbiamo rappresentata a livello locale,
dove il nostro consenso è cresciuto. Ma è cresciuto perché? Perché abbiamo dato dimostrazione e prova di aver fatto un buon governo. Un buon governo a un livello regionale e locale, in cui non era facile. In cui trovavamo una città, città terza, una città metropolitana della Sicilia, terza soltanto perché le altre due sono più grandi, ma per capacità, per problematiche, per la sua particolarità, per la sua posizione geografica, io la definisco la prima, la più importante, la Volta della Sicilia, era una città che era abbandonata da decenni a un destino triste, in cui si era indebitata, non era gestita e sembrava che nulla la potesse salvare. È arrivato Pedro De Luca, ha fatto il sindaco di questa città per 3 anni e mezzo, non abbiamo neanche concluso il mandato, per 3 anni e mezzo abbiamo risolto quelli che erano i nodi fondamentali di questa città: il risanamento economico, il risanamento, le baraccopoli, oltre 100 anni di baracche. E quando abbiamo fatto tutte le battaglie per il risanamento, quasi quasi ci hanno detto che non lo sapevano a Roma che a Messina c'erano le baracche, non, nessuno gliene aveva parlato, però Messina aveva eletto i suoi deputati regionali, aveva eletto i suoi deputati nazionali, ma ciononostante il problema era rimasto irrisolto. Dalle prime ordinanze che abbiamo chiamato extraordine, che abbiamo definito un po' creative, con le quali abbiamo cominciato ad affrontare questi problemi, sono passati 3 anni, al termine dei quali la più grande baraccopoli di Messina, fondo fucile, non c'è più, è stata eliminata. Dove c'erano le baracche, oggi notizia che ne sono state demolite altre, le baracche non ci sono più. E allora noi abbiamo rappresentato l'eccezione, il governo che invece che far perdere il consenso lo ha fatto crescere. E allora il progetto Sud chiama Nord era un progetto che nasce come espressione ovviamente di un'esigenza, che è quella di dire: se a livello locale sono riuscito a fare davvero la storia di Messina, perché abbiamo fatto la storia di Messina, Cadeno De Luca ha fatto la storia di Messina, ma se a livello locale io ho fatto tutto questo da solo, senza avere un riferimento al governo regionale, dove anzi siamo pretermessi, siamo trascurati, si tenta di toglierci le risorse, si lavora contro Messina, si è lavorato contro Messina, si è lavorato contro Messina sulla legge sul risanamento, si è lavorato contro Messina su tutti gli obiettivi in cui si poteva lavorare. Se io sono riuscita a fare questo a livello locale, senza avere un collegamento sul governo regionale, senza avere un riferimento sul livello nazionale, è evidente che per andare avanti e per restituire alla Sicilia e ai siciliani e a tutti i meridionali e a tutto il popolo del sud, che è diffuso in tutto il territorio nazionale e mondiale, la loro dignità e i loro diritti, allora dobbiamo alzare l'asticella. Noi siamo una squadra di persone sfidanti, lo dico sempre, il nostro leader è sfidante, si pone un obiettivo primo, il prossimo e il successivo se lo pone immediatamente dopo, perché non dobbiamo restare mai con l'idea che qualcosa di fatto ce lo siamo messo alle spalle e non abbiamo altro da fare. C'è tanto da fare, siamo sfidanti. E allora abbiamo costituito il movimento Sud chiama Nord con un obiettivo concreto che abbiamo presentato qui il 4 agosto, un po' nel silenzio, un po' così, forse con un po' di ironia siamo stati accolti, pensando, vabbè, l'ennesimo movimento autonomista, e quelli lì si sono presentati, ma dove devono andare? E invece no. E invece no. Il governo della città di Messina ha creato il consenso, e il consenso non soltanto è stato confermato, è stato accresciuto a queste elezioni, in cui tra l'altro con l'election day è ovvio che siamo stati penalizzati per la raccolta delle firme, per la diffusione del progetto sul territorio. E come ci siamo presentati a queste urne? Ci siamo presentati con la nostra faccia, girando piazza per piazza, comizio per comizio, parlando con le persone, e questa campagna, che è stata una campagna veramente di piazza e di popolo, ci ha premiato con un voto che è davvero importante e fondamentale. Come ha detto il presidente Ismaele Lavardera, è un fenomeno che avrebbe meritato e meriterebbe e merita tuttora di essere studiato, analizzato, di cui si parla e di cui si deve parlare. E noi siamo qui perché, anche se fino adesso Ismaele non ci ha invitato nei salotti televisivi, ma noi siamo qui, la voce ce l'abbiamo e ci faremo sentire. Questo è il nostro impegno e con questo mandato bello, forte e chiaro, ci presenteremo domani all'insediamento e faremo volere la voce di Sud chiama Nord. Grazie. Grazie a Daphne Musolino. Do adesso la parola all'onorevole avvocato Francesco Gallo.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, molto brevemente, io direi a chi ancora non ci conosce, insomma, cos'è Sud Chiama Nord? In uno slogan potremmo dire che è un movimento politico che realizza i sogni. Il primo sogno che ha realizzato, che sta cominciando a realizzare, è quello di una politica bella, una politica senza compromessi, una politica senza scendere a patti con i poteri forti, una politica che guarda al valore delle persone, ai suoi bisogni e alle risposte che bisogna dare. Essere qui oggi per me, dopo 40 anni di passione politica, è la realizzazione di un sogno non personale, è la realizzazione di un sogno che sembrava solo un sogno, cioè il fatto che la politica potesse premiare l'impegno sul territorio e non soltanto la parentela, l'appartenenza o il concubinaggio. Fa essere qui oggi con Catriona De Luca, che ho conosciuto più di 30 anni fa nel Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, essere qui con amici, con persone per bene, con persone che si sono battute sul territorio per arrivare a dove oggi sono arrivate, è la realizzazione di un sogno che, ripeto, sembrava impossibile e che invece che Catriona De Luca è riuscito a realizzare. E adesso noi mettiamo questa opportunità a disposizione di quanti, come me, come altri, hanno cominciato a fare gli attacchini, dei manifesti politici. Diceva un politico della Prima Repubblica, la politica si divide in tre fasi. Quella in cui attacchi i manifesti, quella in cui decidi cosa scrivere sui manifesti e la terza è quella in cui nei manifesti c'è la tua faccia, il tuo nome. Ora, io non mi sento arrivato ancora alla terza fase, però mi rivolgo a tutti quelli che fanno politica con passione, in tanti anni di lavoro per il nostro territorio. Io sono stato assessore tre volte con tre sindaci diversi, ho avuto vari incarichi, ma mai ho trovato tanto spazio, tanta considerazione e tanta meritocrazia come in questo movimento politico. E ve lo dice uno che, insomma, i capelli bianchi non li nasconde e non li dice, perché insomma fanno tante esperienze e di esperienza c'è tanto bisogno a tutti i livelli. Politico che noi adesso, che questo movimento si prefigge di realizzare è ancora più straordinario ed è quello di avere un'Italia senza divisioni economiche e sociali, di avere un'Italia in cui la cosiddetta questione meridionale sia affrontata prima che sia troppo tardi. È un partito che si rivolge a tutti i meridionali di tutta Italia, perché io penso che i meridionali della Lombardia, del Piemonte, del Veneto non siano pochi. Con una battuta dico sempre che ci sono più calabresi in Lombardia, in Piemonte, di quanti ce ne siano in Calabria, tanto per citare una regione non particolarmente popolosa. Noi parliamo a questo grande popolo che è maggioranza in Italia e che deve farsi carico tutto insieme di rilanciare il Sud e di riportarlo in una condizione in cui non solo i giovani non debbano partire per cercare lavoro, ma in cui il Sud possa crescere insieme al Nord, insieme a tutta l'Italia, che è un piccolo paese nel grande mondo e che non deve più avere territori che, diciamo, vivono una condizione favorevole a scapito di un'altra regione, di un'altra area dello stesso paese. Questo è il prossimo sogno da realizzare. Io comincio a pensare che anche questo sogno riusciremo a realizzarlo. Grazie. Grazie Francesco Gallo, adesso do ovviamente la parola al leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, per un'analisi anche sul voto che ha portato a questo risultato che è straordinario se pensiamo al complessivo dato nazionale. Grazie. Ricordo esattamente la
alta, è anche normale, umano. Questa esclamazione, questo fumetto, ovviamente l'abbiamo anche voluto immaginare nella espressione della politica blasonata. E noi non ci siamo fatti intimorire, né ci impressiona che il buon Bruno Vespa, di fronte a un risultato eclatante in Sicilia, si esprima in modo, da questo punto di vista, rozzo. Chi è? Costui. Sarei io. Chi è? Quindi la forza politica che sta nascendo in Sicilia, che conquista le regionali il 25%, arriva secondo, col proprio candidato alla presidenza della regione, che è Carreno De Luca, e che diventa il primo partito in Sicilia che elegge un componente alla Camera e uno al Senato, che ottiene l'1% nazionale, sostanzialmente solo con il dato siciliano, perché qui dobbiamo ancora spacchettare un attimo la questione per capire di che cosa stiamo parlando. Noi parliamo, per quanto riguarda il Senato, esattamente di un risultato così articolato. L'1% nazionale lo abbiamo raggiunto con lo 0,98 in Sicilia, quindi 0,98 in Sicilia, con lo 0,01 in Puglia e con lo 0,01 in Calabria. Noi al Senato eravamo presenti, quindi in Sicilia, in tutti i collegi, e in Puglia e in Calabria. E questo non desta meraviglia? No. Camera. Presenti, facciamo alla Camera lo 0,76-77, di cui lo 0,75 in Sicilia. 0,76-0,77 nazionale, come menzionato, l'1% nazionale. Anche in questo caso, guardiamo il dato, noi prendiamo 0,75 in Sicilia, lo 0,01 in Calabria, lo 0,04 in Puglia, lo 0,06 in Emilia-Romagna. Quindi anche qui stupore, no. E mi sento offeso dal punto di vista della comunicazione generale, sì. Mi sento offeso e indignato perché leggere che movimenti blasonati con lo 0,50, 0,60 venivano anche contemplati durante lo spoglio e anche dopo, i talk show successivi, io ancora non ho avuto il piacere di leggere in quelli che sono i salotti buoni della politica, Sud chiama Nord 1%. E ancora mi ritrovo, con tutto il rispetto, per carità, che il movimento di Di Maio con lo 0,60. Ma non ho capito perché si salta dalla... Oppure erano i moderati, che al Senato hanno fatto meno di noi, i moderati. Con tutto il rispetto dei moderati, per carità. 5 forze politiche blasonate, da nord a sud, messe assieme, grande seduta spiritica, e alla fine per fare che cosa? Un risultato minore del nostro, e prendono la rappresentanza perché erano in coalizione, se no non avrebbero preso nulla, tant'è vero che all'uninominale siamo l'unica forza politica in Italia che è riuscita a eleggere i propri rappresentanti contro tutto il mondo. La notizia è questa, anche ha dato qualcuno ha dato questa notizia, ci questi quattro scappati di casa, partiti dalla Sicilia, sono stati talmente bravi ad eleggere alla l'uninominale contro tutti un deputato e un senatore. E questo deve essere già il fatto. Poi ci deve essere lo stupore. Ma chi sono? Ma com'è possibile? Com'è possibile?
possibile, no, no, non c'è riscontro, andate a guardare. Se mai è successo con il Porcellum o con il Rosatellum, un effetto del genere? No, non c'è. E allora la domanda, la curiosità, ma com'è possibile che questi solo in una regione praticamente stanno dando lezioni, una grande lezione, cioè, com'è possibile che riescano a fare un risultato del genere, che non riuscito neanche a questi presunti leader nazionali che come zombie politici si muovono nei palazzi per bene, per carità di Dio? Io ho difficoltà pure a trovare però la piazza del Parlamento qui a Roma, però mi porterà con voi, ma questi zombie che camminano bene in queste stanze, in queste riescono a fare neanche un risultato minore del nostro. Ma mai sono. E allora passo indietro e si scopre che dietro questo movimento c'è un gruppo di uomini e donne che sono stati premiati per il buon governo territoriale. Cioè noi siamo gente che vive il territorio, il proprio territorio. E quando il 12 di giugno scorso ci sono state le elezioni comunali, guarda caso la stampa, basunata sempre, ha omesso di dire che era successo un caso nazionale a Messina, cioè che un gruppo capitanato dal sindaco uscente, che si era dimesso per candidarsi alla presidenza della regione, aveva indicato come suo successore una persona squisita, un bravo tecnico, ma sicuramente un non politico, perché non era dato come politico, ex direttore generale del Comune di Messina, era riuscito al primo turno a prendere il 46% e a battere centrodestra, centrosinistra, 5 stelle in tutto. E cavolo, non era una notizia, ma perché qualcuno ha sentito questa notizia anche come nei risultati delle elezioni amministrative? Era l'unica notizia dove una forza di territorio che è riuscita a imporsi a questo sistema bloccato tra centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle. Cioè noi abbiamo rotto questo incantesimo qui e abbiamo dimostrato che lavorando bene sul territorio si può fare. Siccome l'avevo il concetto, si può fare. E lo abbiamo fatto. E questa diventa la notizia. E di fronte allo stupore che poi è stato anche corroborato lì proprio a porta da colleghi giornalisti che hanno dato un'interpretazione ancora più indegna del finto stupore di Bruno Vespa, che già mi aveva intervistato come sindaco di Messina, quindi sapeva chi ero, quindi non era uno stupore che da questo punto di vista aveva una motivazione. Ma la cosa grave è che anche di fronte poi all'interpretazione malevola ho preso voti di protesta, io ho preso 520.000 voti di protesta in Sicilia. Nessuno dei colleghi giornalisti ha ricordato che Cadeo De Luca è già nel Guinness dei primati, già sindaco di tre comuni diversi. E non è escluso che diventi anche sindaco. Che è stato conseguito anche per voto di protesta, è un voto di costruito con il lavoro nel tempo, e che quel Cadeo De Luca è stato anche già pure tre volte parlamentare siciliano. Ma si anello, basta ora, mi sono stancato, mi sono proprio stancato di questo proprio timbro che ancora si continua. Lo contesterò anche un uomo a tutti. Io sono un uomo di amministrazione, sono un uomo di governo. Poi il mio carattere impertinente e irriverente è altra storia, perché sono una persona che non accetta che le istituzioni siano piegate a lobby e a interessi avulsi da quello che è l'obiettivo delle istituzioni: rendere più facile la vita degli uomini. E le leggi hanno questa finalità: agevolare la vita degli uomini e delle donne. Non essere
contesto e l'obbligo che viene tentato. Ecco qual è lo scenario che ora si aprirà. E questo è un tema che riguarda le identità territoriali, riguarda anche le nostre posizioni in Europa, perché ci prepariamo per questo, e quindi l'Assemblea nazionale che è stata fissata per il 3 dicembre prossimo a Roma, non è altro che una chiamata a tutti i movimenti territoriali che vogliono portare avanti una strategia che non è solo di territorio, che non è solo di valorizzazione dell'identità, ma è anche di una creazione, una piattaforma che fermi l'Europa su quello che è questa azione di livellamento, di staticamento delle identità, delle specificità. Tra poco saremo costretti solo a mangiare pomodori fatti in provetta, perché ci sono le lobby ormai che hanno i loro brevetti, e quindi noi saremo costretti a fare questo. Sarà l'era dell'avvelenamento alimentare, mettetevelo in testa. Dopo il Covid ci sarà questo, l'era dell'avvelenamento alimentare, che nasce esattamente da queste purtroppo azioni per le quali riguarda la carne, riguarda i pesci, riguarda ovviamente tutto ciò che gli sono il derivato ma dell'agricoltura. Noi partiremo da queste cose e ovviamente proveniamo dal territorio. E il risultato che cos'è? È stato sottolineato. Noi siamo stati premiati dagli elettori dove abbiamo governato. Ecco qual è alla fine la conclusione. E un Masianello può mai essere uno che ha amministrato tre comuni, che dove è stato in quei comuni è stato talmente amato che ha indicato anche il successore ed è stato sempre eletto? Ma la vogliamo finire? Ma vogliamo un po' anche approfondire? Vogliamo far finta? Vogliamo smettere di fare finti ignoranti? Dobbiamo continuare a minimizzare, perché noi non siamo allineati e non siamo allineabili ovviamente, e quindi anche quello che è successo in queste 48 ore, siamo un po' tirati dalla giacca, testa manca, facciamo finta di non capire, perché vogliamo fare, si dice dalle nostre parti, faccio o scelgo penzola, come si suol dire, o un babbo me lo pagherò dazio. E noi con stupore, amici, dicono, sai, il senatore vale tanto, vale questo, soldi, ma pazzesco, io sto rimanendo veramente 48 ore, fallo scrivere lì, facciamo questo perché può, pazzesco, ma questa non è la casa di Gesù, di più, io credevo che fosse come il Parlamento siciliano, la casa di Gesù, quando ci entri non ci puoi uscire più. Ma quale più e quale? Ma quale è il dorato? Pazzesco, incredibile, veramente incredibile. Quello che ho vissuto già in 48 ore sono cose che io non sarei mai immaginato. Però voglio tornare sul territorio, perché queste dinamiche dall'altro lato un po' mi intristiscono, perché dimostra effettivamente che poi Cristo a Sicentello, queste curate portare allo scoperto del territorio civile. Questa è la crisi della politica, guardate. Mi sembra la battuta, ma è così. E noi vogliamo invece lavorare sul territorio, non perché siamo contrari a prescindere dall'atto d'oro, perché ci rendiamo conto che è una purtroppo visione e attuazione centralista del governo, dello Stato, della politica, non ha portato a nulla, ma perché negli ultimi 30 anni di quanto è diminuito il debito pubblico? C'è qualcuno che vi può dire di quanti euro, come direbbe qualcuno, è diminuito il debito pubblico? Vogliamo guardare negli ultimi 30 anni invece di quanto è aumentato? Eppure abbiamo avuto tutti al governo, abbiamo avuto anche i tecnici, abbiamo avuto anche i salvatori della patria, non si sa di quale patria. Eppure abbiamo fatto bot, CCT, DPT, di tutto e di più. E abbiamo recuperato cosa? Solo gli interessi sul debito. Certo, io sono uomo di territorio, sono masianero, quindi queste cose non le capisco nulla, forse. Ma alla fine il risultato è molto semplice e molto banale. 30 anni di politica, di tutto l'atto costituzionale, di tutti i
soggetti, statisti, tecnici e direttori di banca, come si suol dire, non hanno ridotto più le nulla del disoccupato. E che ci stanno a fare? E allora vuol dire che non funziona questa impostazione. Ecco, ma il tema non è una nostra, una questione, ci dobbiamo inventare un brand, non ci dobbiamo inventare niente. Noi dobbiamo solo fare un'analisi di come stanno le cose. E siccome non siamo qui grazie a coperture strane, siamo oggi nelle condizioni, noi sì, perché a differenza di altri, noi conosciamo l'amministrazione. Quindi noi, a differenza di altri, che prima di aprire con la pescatola i palazzi dovevano prima capire che cos'era la pescatola e capire cos'era il palazzo, noi queste cose già le sappiamo perché veniamo dall'amministrazione. Quindi la nostra azione sarà di non prendere. Per noi l'onorevole Gallo, Francesco Gallo, e la senatrice Daphne Musolino sono come quella leva che ci consentirà di scardinare il sistema. No, per carità, noi non siamo antisistemi, noi vogliamo un sistema diverso, migliore, reale, non finto. Mia madre aspetta ora l'aumento della pensione a 1.000 euro, perché l'ha promesso Silvio Berlusconi. Mia madre prende 680 euro dopo 40 anni di coltivatrice diretta. Mio padre era un muratore, prende 720 euro al mese dopo 40 anni di iscrizione all'artigianato. E ora poi ho un aumento di pensione. E voi pensate che io posso dire a mia madre che noi ora non gliela diamo, ora che qua alla Camera del Senato abbiamo i rappresentanti? A che stiamo scherzando? Potete tornare più dai miei genitori. E allora faremo una proposta, perché la cosa importante ora è creare le condizioni per portare all'incasso le cambiali che questa politica, pur di avere il consenso, ha firmato con gli italiani, cambiali in bianco, senza copertura finanziaria. Perché guarda caso, in questa campagna elettorale non c'è stato neanche, per quel poco che ho visto, perché poi quando vedo i dibattiti inutili, onestamente mi annoio, non ho visto in nessun dibattito qualcuno che ha sollevato un tema molto banale. Scusate, volete aumentare le pensioni? Sì. Dove prendete i soldi? Volete continuare con le due cittadinanze? Sì. Dove prendete i soldi? Ma che problema c'è? Continuiamo allo scoperto, li pagherò, aumentiamo il debito pubblico, tanto per ora siamo alla fase di deregulation, quindi tutto è consentito per ora per fare azioni anticicliche. Madre prende 600 euro e ci riprende 30.000 euro al mese. Qualcuno ha posto questo tema reale di giustizia sociale in questa Italia? Ed è logico. E allora, se noi vogliamo realmente, e concludo, toccare un tema che come non è siciliano, perché noi dobbiamo dimostrare che i temi li conosciamo tutti, quindi l'azione si avrà di affrontarli e di dare le soluzioni. Bastava dire una cosa molto semplice: facciamo una legge che quella che ora faremo. Perequazione sociale a costo invariato, le pensioni si riducono e si aumentano proporzionalmente per arrivare all'obiettivo di cosa? Di un principio che diventa un valore. Nessun italiano deve percepire comunque meno di 1.000 euro al mese, punto. Dopodiché mandarlo agli istituti previdenziali di fare conto. È ovvio che qui ci troviamo poi con le vere due Italie sono qui. Io faccio di mestiere, ho fatto il direttore generale di un patronato, quindi a previdenza un po' me ne intendo, e se vi dico che le vere due Italie sono qui, le Italie sono qui, questo sistema è così, e quindi io devo trovare comunità, ripeto, dove c'è chi prende 30.000 euro al mese, non perché ha versato i contributi. Perché se andiamo a guardare i sistemi previdenziali di alcuni pezzi dello Stato, io non so più se poi si ha la faccia di discutere dell'aumento di pensione sempre a carico dei pagherò.
non vi voglio annoiare, però ho voluto toccare un tema concreto a me, caro, perché ora come ritorno a casa, vado in campagna da mia madre, da mio padre, mi domani, ma come ti dico? Se una volta, come te? Perché io quando sono avanti di domani, quattro giorni, mi fa mia madre, ma andate a sistemare le pensioni, perché io con tuo padre, che sulla sedia a rotelle, non ci arrivo più. Qui non ti faccio più il pane se non mi porti l'aumento di pensione. E quindi la mia madre, ora devo dire che abbiamo trovato una soluzione. E che presentiamo? Il mio amico Francesco, tu la conosci, non quella che vende la stampella. Ah! Questo diventa le risposte chiare. Concludo perché avremo tante occasioni, noi settimanalmente avremo reso conto della nostra attività parlamentare. E anche perché rappresentiamo la novità che scardinerà questo clima di rassegnazione. Questo si può fare e si farà. Ci sarà un movimento che nascerà, è nato. Un movimento che era per ora relegato in Sicilia, si è sdoganato. Ora siamo in un'altra dimensione. E chi realmente vuole un'Italia vera, mi permetto di dire, e si può collegare con noi. Chi vuole oggi un sud che non è causa dei propri mali? Attenzione, perché noi quando puntiamo all'argomento della classe politica, partiamo dal presupposto, la nostra classe politica in Sicilia, parlo ovviamente tanto della Sicilia, non è stata adeguata alle grandi scommesse e quindi è rimasta dove era la Sicilia. E lo diciamo sempre, Spagna e Portogallo nel 1985 erano nella Carta Europea della Povertà insieme alla Sicilia. Ricevono le stesse somme da parte dell'Europa. Spagna e Portogallo oggi sono due degli stati più competitivi dell'Europa. Sono usciti dalla Carta Europea della Povertà. La Sicilia era nella Carta Europea della Povertà e lì è rimasta. Di che colpa? Della classe politica siciliana. Non ci sono dubbi. Ecco perché noi guardiamo il territorio. Quindi mica stiamo qui a piangere. No, no, noi siamo coscienti di quelle che sono e ci prendiamo la responsabilità anche di questo, di cambiare il nostro territorio. Quindi questo è il movimento, l'ha detto bene anche Francesco Valli, della meritocrazia. Chi sono loro lo possono dire. Come sono arrivati qui lo possono dire. Daphne Musolino non arrossisce per dire come è arrivata qui, perché lei è stata nominata assessore nel 2018, a giugno 2018, ero sindaco lì a Messina. Si è fatto 4 anni di assessorato come sindaco, che non avete idea che cosa significa. Poi è stata riconfermata con Basile sindaco e ha dimostrato cosa significa la buona amministrazione e quindi è conosciuta in città e soprattutto nel periodo Covid è stata quella che ha smontato le DPCM di Conte, non come diciamo le nostre parti di Peppe e Nappa. Le ordinanze che facevo io, che ha costretto il Consiglio dei Ministri, voglio ricordare sempre questo caso, il Consiglio dei Ministri si è dovuto riunire due volte in 48 ore per annullare un'ordinanza del sindaco De Luca. Più un parere, il Consiglio di Stato ha dovuto dare un parere in 12 ore, durante il lockdown, in 12 ore. Più hanno scomodato il Mattarella, Presidente della Repubblica, che ha dovuto fare un decreto e quindi un provvedimento del sindaco De Luca. Bene, io avevo l'intuizione, lei mi traduceva in provvedimento. Questa è la storia di Daphne Musolino, con deleghe importanti. Francesco Gallo, il vice sindaco di Messina, all'interno, all'inizio dell'ATM, azienda trasporti, che era un'azienda locale che non aveva bilanci approvati da 20 anni, un buco finanziario di 80 milioni di euro, partiamo da lì, nuova ATM, oggi chiude inutile, poi passa a fare l'assessore comune, diventa vice sindaco della città di Messina per il lavoro che ha svolto. Ecco, questi sono i curriculum, ecco come sono arrivati qua. Questo significa, lo dico anche ai tanti giovani che si sentono mortificati invece da altri meccanismi,
che iniziare il percorso della buona politica con buoni compagni di viaggio, ovviamente, vi consente domani di essere un posto. Noi passiamo poi la chicca finale, no? Ismaele Lavardera oggi è deputato regionale del Parlamento siciliano, eletto con quasi 7.000 preferenze. Ha iniziato questo percorso quando ci siamo conosciuti, mi ricordo, se non mi sembrava un piccolino impaurito dal suo punto di vista, perché ovviamente quando io gli ho detto tu puoi avere spazio con noi, mettiti però a faccia tua, vai e segui i miei consigli. I miei consigli erano semplicemente: inizia comune per comune a farti conoscere come politico, con le nostre idee, porta avanti con un apostolo quello che è il nostro messaggio, perché nessuno lo fa oggi, perché tutti hanno una visione sbagliata anche delle campagne elettorali. È stato premiato ed è stato eletto. Ecco cosa significa. Noi siamo dal punto di vista politico i figli di nessuno, i figli di nessuno, con tanto orgoglio. Siamo, proveniamo da famiglie umili che non hanno a che fare completamente con la politica. Quindi ecco cosa significa anche la meritocrazia. Chiudo con un ringraziamento particolare all'onorevole Terneolo, perché lui è stato parlamentare ancora lui fino ad oggi, fino a quando si insedia il nuovo Parlamento, è un parlamentare. Parlamentare che ha fatto una scelta che io voglio sottolineare. Una scelta che dovrebbe essere presa da esempio. C'è di un uomo che ha fatto, credo, 4 legislature, ne ha fatte, credo, altre 4 in Sicilia. Quindi, un uomo che ha ricoperto ruoli importanti in Sicilia, qui, e che fa un passaggio di testimone generazionale. Cioè, nel nostro movimento, nel quale c'è entrato dall'inizio, che affascinato da quello che era comunque la nostra visione, che poi corrisponde alla sua, con la differenza che qui c'è la possibilità di realizzare quello che magari lui in altri contesti non è riuscito a fare, non per incapacità, perché è frenato, guardato. Ebbene, ha fatto un passaggio di testimone, non si è voluto candidare, ma niente. Io sono qui per mettere a disposizione la mia esperienza. Questi sono gli esempi importanti. Quando chi alla fine ha dato tutto quello che poteva dare alla politica e che capisce in modo naturale che è il momento di fare un passo di lato, per lavorare e far leggere la classe politica, qui abbiamo bisogno di ovviamente uomini e donne che hanno questa esperienza, perché quantomeno ci dicono che errori devono fare, perché sono sicuro che anche lui avrà commesso i suoi errori e che con la sua visione ci mette nella condizione di non farli. E già questo, guardate che è importante, non fare certi errori. Poi fare le cose per bene diventerà la moralità del restare uno di noi, farle invece in modo eccellente diventa la capacità di ognuno di noi. Quindi grazie pure all'onorevole Domenico Monte per questo suo ruolo. Ringrazio i colleghi della Stato presente, chi ci ha seguito da casa, Sud Chiama Nord è ovviamente pronto a confrontarsi in tutti. Sud-Nord, che oggi, lo dico in termini statistici, continua a penalizzare sempre di più anche il Nord. Quindi per noi Sud Chiama Nord è la sottoscrizione di un nuovo patto generazionale, un nuovo patto di solidarietà tra nuove generazioni, perché continuando così il sistema Italia continuerà a perdere competitività, le aziende del Nord continueranno a delocalizzare nei paesi dell'Est. E quindi anche la frase in positiva della nostra finanziamento con imposte, tasse e tributi andrà sempre più riducendosi, chi rimane qui pagherà sempre di più. Ecco qual è la chiave della quale avremo anche fare. Grazie.
onore della manifestazione dimostrativa nel porto di Messina, e la seconda, diciamo più istituzionale e avvolgente, è se paventate il rischio di poter essere equiparati in qualche modo al Movimento 5 Stelle, che nacque più o meno in questo modo. Grazie. Allora, io rifarei 100 volte la manifestazione del porto di Messina, assolutamente sì, perché con quella manifestazione era il 23 marzo del 2020. Abbiamo dimostrato che il DPCM che aveva fatto il presidente Conte era farlocco. Lo abbiamo dimostrato, anche vero che poi l'hanno dovuto cambiare, se lo sono dovuti rimangiare. E abbiamo anche dimostrato che i controlli che sulla carta dovevano essere fatti non per colpa delle forze dell'ordine, ma perché era, si chiama quello combinato disposto dell'articolo A della pesca. Quando voi vedete un provvedimento del genere, cioè combinato disposto dell'articolo A della pesca, non è altro che una norma che da un punto di vista poi applicativo è inattuabile. Infatti un'azione che noi dovremmo fare in questo Parlamento, perché noi da sindaci le norme le dobbiamo poi applicare, le subiamo spesso, e ci rendiamo conto quando sono attuabili o no. Lo sapete cosa manca nella proprio tecnica? Pensate a dover tenuto a dirlo. La simulazione attuativa della norma. Perché? Quando io legifero, e lo dico ovviamente perché ho legiferato, sono stato 3 volte al Parlamento siciliano, le ho fatte leggi, quindi so di cosa parlo. Quando legifero ho una visione, ovviamente, di un sistema che è sotto il profilo dei collegamenti, articoli, come eccetera, ma è della compatibilità normativa, perché quando faccio la legge fondamentalmente il tema è quello, cercare di fare una norma che è compatibile ovviamente con il sistema giuridico normativo, la sto inserendo, punto. Nessuno si preoccupa se il profilo applicativo, attuativo, poi rende quella norma reale, cioè attuabile, cioè che serve. Infatti se guardate molte norme subiscono poi 10.000 modifiche, perché? Perché come si va alla fase attuativa, ci si rende conto che manca un pezzo, che quella che era stato previsto non è attuabile. Ma allora andiamo a monte, se qua si comincia a entrare nell'ottica che ogni norma che si fa deve essere davvero una sorta di collegato, cioè dimostrazione attuativa dell'applicazione della norma. Guardate che certe norme non sarebbero mai fatte. Ecco, quel DPCM fu una di questa categoria di norme. Quindi io, per difendere il mio territorio in quel momento, dove nessuno di noi sapeva cosa stava per succedere, ma ho capito che il nostro sistema sanitario, come poi le inchieste hanno dimostrato, non avrebbe potuto reggere neanche al 10% della diffusione pandemica che c'è in Lombardia. Io quello ho sostenuto, che la Sicilia purtroppo, per quello che era la situazione di sistema, già col 10% della diffusione della pandemia della Lombardia eravamo tutti morti, e quindi non difendere il territorio. Per quanto riguarda il paragone con 5 Stelle, scusate, ma noi c'entriamo con 5 Stelle? Noi siamo una squadra di amministratori, cioè noi non abbiamo mai fatto della virginità politica un vessillo, anche perché, faccio sempre l'esempio, chi si farebbe operare da un chirurgo che ha la prima operazione, che come tiene già il bisturi in mano gli leva la mano, e quindi anche chi affiderebbe, perché mi dovrei affidare a un politico che non ha mai fatto politica e se ne avanti, e come deve dire la prima parola gli leva la mano? C'è questa moda che nasce dalla necessità di cambiamento, attenzione, quindi le motivazioni sono giuste. Io condivido le motivazioni di 5 Stelle, perché sono le nostre. Infatti noi ci troviamo molto d'accordo su quelle che sono le premesse, ma è sulla fase attuativa che ci troviamo d'accordo. Perché noi partiamo dal presupposto che per governare ci vuole gente competente, che abbia già dimostrato di saperlo fare. Poi l'onestà, l'etica, sono un altro aspetto ancora, che riguarda anche perché chi è che non ha mai fatto politica non può diventare un ladro, anzi, poveretto, si vede lì con i dollari che gli passano davanti, non è stato mai successo quello che ha di tentazione, perché dovrebbe rubare solo chi ha fatto politica? Questa categoria dell'essere da dove parte? Noi non c'entriamo nulla, soprattutto nell'aspetto attivativo. Molte motivazioni ci accomunano su quelli che sono valori, a
attenzione, li possiamo definire così, molti valori ci accomunano. Sulla passatura di Roma, no. Tant'è vero che noi in Sicilia siamo anche il caso nazionale. Siamo gli unici che siamo riusciti a battere i 5 Stelle, ovunque, anche alla regione, sul loro candidato, voglio ricordare che è arrivato quarto. E questo perché? Perché la gente ha percepito che giuste sono, con magari motivazioni anche in parte identiche, ma rappresentate con una metodologia diversa. Noi siamo la politica del fare, per intenderci. Quindi guardiamo esattamente quando ci troviamo di fronte chi sei, cosa hai fatto, cosa rappresenti, per poter chiedere di svolgere questo ruolo. Ecco, per noi l'esperienza fa la differenza e la competenza diventa poi l'autoricetto. Ciò non ci esclude, attenzione, voglio anche dire, che non possiamo anche in futuro lavorare. Perché vedete qui, tante questioni di fondo, avendo delle motivazioni comunque valoriali anche che ci accomunano, non escludo che si possano fare attività in comune partendo dalle cose che ci uniscono. Sì? Sì, si è sempre parlato di ponte sullo stretto di Messina, siete la principale rappresentanza non solo città di Messina ma anche di siete del territorio, vorrei capire se a livello nazionale chiamerete più volte in causa il governo per la realizzazione di quest'opera in maniera fattiva, ora sono passati tanti anni, la società stretta di Messina è costata già più del ponte. Guardate, a settembre del 2006, abbiamo fatto, era un ricordo del 5-10 di settembre, c'erano una notte pure, e c'ero pure io, quando con l'MPA abbiamo organizzato quella grande, imponente manifestazione per il ponte sullo stretto di Messina. Io ero deputato da poco, da pochi mesi, quindi io per storia sono per il ponte, quindi questo qua non ci sono dubbi, non sono come certi leader nazionali che alla vigilia delle elezioni sono pro ponte e dopodiché se ne fregano, anche perché chi parla oggi dei leader nazionali, compreso il nostro amico Salvini, poi è il primo che lo vuole fare, no, anche perché il ponte sullo stretto di Messina non lo vuole la lobby. La lobby degli stati del nord, perché con il ponte sullo stretto di Messina non è il tema quanto si risparmia direttamente, dice queste cose anche di niente di geopolitica. Dopo l'investimento più importante ormai che è stato effettuato dell'ampliamento del raddoppio del canale di Suez, da cui ovviamente passano ormai le merci che collegano il mondo, queste merci dovranno finire nei porti del nord. Col ponte sullo stretto di Messina, questa merci viene intercettata, il porto di Augusta, come diceva Laura, cambia. Le vogliamo dire queste cose, ma perché non le dice nessuno? Perché la politica italiana è coinvolta in questo tipo di equilibrio, ecco come stanno le cose. Quindi, chiarito questo, il ponte va fatto non per una questione del collegamento, guardate, Sicilia, non c'entra niente, ma è per, se, allora qui la politica deve dire una cosa, vuoi assegnare una nuova prospettiva alla Sicilia, alla Calabria e quindi al Meridione e quindi all'Italia, sì o no? Se sì, faccio il ponte, se no, perché da questo punto di vista, quella che è proprio un equilibrio, ripeto, mondiale, non esagero, per quello che il traffico di merci è uno dei più imponenti, deve continuare a rimanere gestito in altro luogo, no, basta, però si abbia il coraggio di dirlo. E invece da siciliano io veramente mi indigno ogni volta che sento i leader nazionali che parlano della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, si trattano come il nord dell'Africa, noi abbiamo la del naso, ce lo tirano e quindi prendono i voti. Anche questa è quella la storia pure di Sud, Chiam, Nord. Questa storia sta finendo e dalla Sicilia è partito. Questo movimento è ovviamente andrà avanti, perché quello che è successo con il PNRR non ne parla nessuno, è vergognoso. Le risorse che l'Europa ha assegnato all'Italia, sugli oltre 200 miliardi di euro, 150 erano dal Meridione in giù fino alla Sicilia, perché gli indici di povertà utilizzati
oltre che della popolazione utilizzati dall'Europa per assegnare queste risorse agli Stati, purtroppo connotano un territorio meridionale che, fatti i conti, doveva avere come destinazione il 75% di queste risorse, 150 miliardi. Ebbene, siamo arrivati forse a 40 miliardi sulla carta, di cui 20 miliardi non sono altro che le somme disimpegnate per l'incapacità dei siciliani e dei meridionali di spendere le risorse assegnate in passato. Quindi le hanno tolte e le hanno rimesse in circolazione. Su 150 miliardi, per essere chiari, noi alla fine stiamo avendo come risorse aggiuntive 20 miliardi. Dov'è la politica? Dove sono questi leader nazionali che amano il territorio? Non solo, ma i deputati che rappresentano il meridione, eletti in questi partiti. Cosa fanno? Niente, devono stare zitti, perché sennò non li candidavano. La differenza tra noi e loro è questa. Noi siamo gli unici che potremo non solo parlare, ma agire, perché non siamo schiavi della politica, la chiamiamo romanocentrica, non voglio perdere Romano ovviamente, perché adoro Roma, ma di quella che è la visione romanocentrica. Quindi qui c'è il barone, anzi il padrone, possiamo dire non è giusto, e poi c'è il cerchio magico, e nel cerchio magico ci sono i salotti, e poi c'è il concubinaggio, e poi c'è lo schiavetto, e poi c'è questo e quest'altro. Ma d'altronde, quando mettiamo a confronto la confronto dei nostri curriculum con gli altri, siamo sicuri di non sfigurare. Altre domande?